Partiamo da qui, una scena diventata ormai quotidiana. L'ascensore, quello preposto ad accompagnare parenti in visita, si blocca con all'interno alcune persone. All'ospedale Bonomo di Andria si fa ogni giorno più problematica la questione legata agli ascensori non funzionanti, con inevitabili disagi per tutti coloro che giungono presso il nosocomio andriese e che necessitano di utilizzarli per salire ai piani più alti. Naturalmente ci riferiamo alle persone anziane con difficoltà motoria, donne in attesa e lo stesso personale dell'ospedale. 6 ascensori per i visitatori e gli ospiti, di cui uno funzionante, esattamente quello bloccatosi. Quindi nessun ascensore pienamente funzionante e la necessità di utilizzare per il pubblico anche quelli riservati al personale e dunque chiusi con la chiave. Basta che sei già bloccato di nuovo. Sì. Però questo è l'unico funzionante, poi sono quelli privati anche che funzionano. Questa è la chiave, gli altri sono fatti. Quindi questo in teoria non sarebbe accessibile al... No, è del pronto soccorso. Ho capito, questo è il pronto soccorso. Una situazione che va avanti da settimane e qualche ascensore è inattivo addirittura da anni. Questi sono solo per le barbiste. Sì, ma sì, sì, sì. No, ma andiamo con ordine. Il primo ascensore per uso pubblico che si incontra appena dopo l'ingresso del Bonomo è completamente inattivo. Proseguendo si giunge nella stanza dove parte la rampa delle scale principali per accesso ai piani superiori. Sono 4 gli ascensori presenti, 2 con le porte grigie appartenenti alla vecchia struttura dell'ospedale, bloccati in 2 diversi piani e con le porte spalancate. In uno di essi il quadro elettrico risulta scoperto con i cavi a vista e un piccolo dislivello dovuto ad un cattivo posizionamento della cabina con un conseguente gradino da scavalcare. Degli altri 2 ascensori con le porte blu, entrambi per uso pubblico, quello immediatamente vicino alla radiologia risulta non attivo, mentre l'altro è l'unico in funzione nonostante la ridotta capienza. Infine si giunge nella stanza immediatamente vicina al pronto soccorso con 3 ascensori al suo interno. Di questi l'unico ad uso pubblico è disattivato, mentre gli altri 2 sono ad esclusivo uso del personale medico. Dalle immagini è possibile notare come alcuni infermieri con la propria chiave abbiano messo a disposizione tali ascensori a causa dell'elevato numero di persone innervosite nella circostanza, anche se ci sarebbero potuti essere dei disagi in caso di emergenza. La signora che deve salire. Signora. Dunque una problematica seria che necessita di un intervento immediato. L'ospedale Bonomo di Andria, uno dei nosocomi di riferimento di tutta la provincia per l'emergenza, urgenze e non solo, non può permettersi un solo ascensore in funzione, tra l'altro di piccole dimensioni, con il rischio che possa accadere l'imprevedibile. L'ascensore si blocca, un infermiere cerca di aprire le porte, ma il tentativo è vano. Servirà qualche altro minuto per far uscire coloro che sono rimasti bloccati all'interno. L'ascensore, questa, la numero...